anche la più bella rosa diventa. Adesso lo posso dire. Vai, lo sai bella, perché bella. Ho votato quest'anno a Sanremo? Per cosa? Sai perché ho votato? Per chi? Per chi? Per i ricchi e poveri. Ma per i ricchi o per i poveri? Oh, oh, ma non tutta la vita questa canzone che sta avendo un grandissimo successo. Io appena l'ho ascoltata ho detto caspita, caspita, questa arriverà st'estate, che sì, si ballerà sui lini. Sarà il tormentone dell'estate 2024, non c'è dubbio. 10 e 13 minuti primi. Allora signori, è arrivato il grande momento. Dai. Un viaggio a ritroso nel tempo. Ritorniamo indietro nel tempo. Sai, te le ricordi? Te la ricordi quel programma televisivo di Raffaella? E come no, che sorpresa, caramba! Caramba, che sorpresa! No, lo allora, facciamo questa introduzione di questo. E allora, signori, signori e signori, io faccio finta che piango, perché c'è la lacrimuccia. E allora, signori e signori, dopo tanti e tanti anni, devi fare Raffaele Carrà, per dire. Mi chiedi troppo. No? Diciamo che mi immedesimo nello stile di Raffaele Carrà, mi immedesimo però nello stile, non che la imito. Che non ci riesco. Anche allora, perché sei brutto, non la puoi fare. Appunto. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi dopo 20 e passa anni una figura a noi molto, 30, molto facciamo, cara. Dopo tanti e tanti anni ho il piacere di risalutare, riabbracciare un amico che alla radio ha dato tutto quanto se stesso e continua a darlo, sia pure sotto altre forme di spettacoli. Dicevo prima, è un cantante, è un musicista, è un conduttore televisivo. Signori e signori, ho il piacere di presentarvi niente poco di meno che stamattina qui negli studi di Radio Punto Sud, Enzo Cavallero. Direttamente dall'Argentina, eccolo qua. Enzo, buongiorno, ben arrivato. Non vedo niente io. Come non vedi niente? Mi avete lasciato da solo. Non mi vedo. Ci sei? Non mi vedo. Ci sei. Ecco, mi vedo. Ecco. Adesso. Già è entrato. Dove sei? Dove sono? Dobbiamo girare la telecamera 2. Intanto un saluto agli ascoltatori. Ben ritrovati dopo una lunga assenza, come dice Mimmo Astore, la grande voce del sud, la posso definire, perché diciamo che siamo stati un po' come due fratelli, la mia emittente Costa Adriatica. Il percorso continua, mi ha sempre seguito, per poi arrivare a un'altra emittente, Smile. Fare questi nomi è sempre un grande piacere ricordare queste emittenti. Adesso è un responsabile di questa emittente, diciamo il direttore, e vedo che hai fatto un grosso acquisto, un scioglilingua come la tua, scioglilingua, guarda. Sto avendo il modo di conoscerlo proprio in questo momento negli studi di Radio Punto Sud. Hai visto, hai fatto la caramba. Bene. La carambata, si dice. Io mi vedo bene, sì, siamo in diretta. Sei bello come 40 anni fa. Ma dove l'hai trovato questo signore? Poi un giorno l'aneddoto è così lungo. In verità è nell'uovo di Pasquetta. Intanto ragazzi, buona domenica, soprattutto un augurio ancora una volta, lo portiamo un po' a conoscenza delle donne. Senti Enzo, ecco, io volevo chiederti una cosa, no? Visto che noi ci siamo conosciuti veramente tanti tanti anni fa, sono passati veramente tanti anni, caro Gianfri, e devo dire che ti ho visto sempre molto concentrato sulla radio. Che cosa ha rappresentato per te la radio, Enzo? La radio, grazie alla radio, il percorso che ho fatto, sono orgoglioso oggi di averlo fatto, soprattutto far nascere un'emittente locale che mi ha dato per 18 anni grandi soddisfazioni. Insieme a queste grandi soddisfazioni mi hanno seguito anche ragazzi come Mimmo Astore, come Johnny Dalton, che salutiamo, ecco, che è in ascolto, che sono tante le persone che adesso fare un elenco, Politi, tante altre persone. Voglio dire, la radio mi ha fatto crescere, soprattutto, ecco la parola giusta, crescere.
e poi ti dà anche la, l'opportunità di conoscere le persone, la popolarità, socializzare soprattutto con la gente. E questo, sono orgoglioso oggi di essere stato un po', diciamo, il responsabile di queste emittenti, che poi, chiudendo con un decreto legge, il percorso mi porta anche a campi per 12 anni, 1990, la televisione, cose varie. Quando quel riassesto delle frequenze televisive e radiofoniche, per mezzo della legge Mammì. Poi tu sei andato comunque avanti con la radio. Sì, fatto televisione, 12 anni, soprattutto tante serate con impresari, insomma. Senti, ma qual è la differenza? Non ti sei annoiato? Ecco, soprattutto. Senti, ma qual è la differenza sostanziale tra fare radio e fare televisione? Tu come l'hai percepita? Beh, forse il primo passo è fare radio. È importante avere un microfono, perché la radio ti aiuta poi a portarti avanti con la televisione. Soprattutto l'impatto è la prima volta con le telecamere, poi man mano quel sciogli, ti però sciogli. Sicuramente il fatto che tu precedentemente avevi fatto radio ti ha aiutato moltissimo nella conduzione televisiva. È vero, questo è importante, Mimmo. Lo dobbiamo dire, è importante. Sì, io ho dei ricordi veramente meravigliosi di quegli anni, no? Come dicevi tu giustamente, sono stati anni che ci hanno dato la possibilità di crescere, di formarci, cioè la radio per noi è stata una palestra, non soltanto di attività, ma anche una palestra di vita, perché come giustamente dicevi, ci dava la possibilità di socializzare, di incontrare tante persone. Io ricordo quegli anni, cari colleghi, Luigi Stefani, il compianto Gigetto. Gigetto. Johnny Dalton, che abbiamo citato, lo stesso Rudy Vitali, Tony Galati, e poi c'era un personaggio davvero tanto tanto simpatico, Enzo, tu te lo ricorderai senz'altro, che era quello dalla voce grossa, era un uomo bello, robusto, il suo era un rock enciclopedico, Michael Randall, sì, essere o non essere, questo era il dilemma, no? Guarda, c'è tanta polvere qui. C'ho tanta polvere qui che mi sta venendo l'allergia. Visto che ha citato un po' questi personaggi che hanno un po', diciamo, creato la famiglia di Costa Adriatica. Hanno fatto della radio, la storia della radio. E sottolineare anche di una persona che è molto cara nel mio sangue, mio fratello, che Daniele, non c'è più, Daniele. Daniele, e, ecco, porta i ricordi veramente del, ma poi era la radio, era tutto, la notte, i notturni soprattutto, ricordi, queste belle cose. Assolutamente. I ricordi, restano i ricordi, io dico restano i bei ricordi soprattutto, tu che hai fatto tanti sacrifici, mi ricordo dal San Pancrazio. Con il motorino. Aspetta, con il motorino. Col passaggio, aspetta, faceva così. Mi ricordo una cosa, scusami se mi interrompo, Enzo. Dietro c'è il motorino, sai che c'era quella molletta dietro, la cosa. C'aveva il vocabolario dietro. C'era il vocabolario che bestemmiava. Ma dove cavolo mi porti? È vero. Io vorrei salutare Pino Quarta, che è un carissimo amico di Carmiano, che ci sta seguendo. Ciao Pino, lui pure si diletta un pochettino anche sulla canzone. Va bene. E niente, anche c'è Ilaria, ci sono tante altre persone che ci stanno seguendo. Poi la diretta è bella, no? Con due personaggi come voi. Va bene, poi spiegheremo la storia del Cavallero, perché se io praticamente sui i miei profili avessi postato signore e signori ho il piacere domani di ospitare Enzo Mangia, avrebbe detto assolutamente che cazzo è questo. È vero. È vero. Invece ho dovuto dire signori e signori, domani avrò il piacere di ospitare Enzo Cavallero. Ecco, a quel punto si sono aperte le porte, si sono schiuse le porte, eccetera. Poi spiegheremo la storia del perché è Cavallero, perché molti hanno pensato in effetti che Cavallero fosse il tuo cognome, no? In realtà nome d'arte, che ha comunque una sua origine, ha un suo significato, eccetera. Lo spiegheremo dopo. Allora, 10 e 22 minuti primi, tra poco poi ascolteremo anche alcune delle canzoni, tante canzoni ispirate soprattutto prevalentemente all'amore. Tu al sentimento sei stato sempre particolarmente legato. La canzone che noi faremo sentire è proprio la canzone che mi porta a far conoscere un po' la mia voce
amata anche dal pubblico. Lì nasce la canzone, la canzone di ripescarle, riproporle soprattutto in chiave moderna. Per esempio la canzone, questo è un grande successo dei Depisti di Sogni, Rivoglio te. Intanto diamo la linea alla regia, consigli per acquisti, torniamo tra pochissimo. Vai. Antonella di Taranto che ci sta seguendo, lei è una brava cantante pure. Andiamo con una manciata di secondi, Rivoglio te. In faccia quel che sento per te, io ti darei tutto l'amore del mondo in un solo momento per averti con me. Quando la luna si spegne nel cielo e mette anche l'ultimo velo, un'ombra nera si abbatte ma il cuore non smette, ti voglio davvero. Vedo, caro Enzo, che ti fai trasportare proprio dall'emozione. No, questa è proprio la canzone che apre le porte, apre diciamo. Infatti questo si è visto. E fu questa canzone che gli fece dare il titolo Pomeriggio con sentimento a un programma, è vero, condotto su un'altra emittente a Radio Smile. Ce lo siamo portati sia la mia e anche quella di Franco, che non c'è più. In effetti. Insomma, quest'oggi abbiamo la possibilità di ricordare veramente tanti tanti carini. In diretta non ne facciamo noi? Diretta? Siamo in diretta telefonica. Ah, diretta telefonica? Non la facciamo? La possiamo anche fare, però. Ah, la possiamo anche fare. Sì, sì, c'è un'alternativa, dice Mimmo Astor. Allora, senti, intanto abbiamo accennato prima al tuo nome d'arte, no? Caballero, che molti pensano che sia il tuo Questo cognome. Volevo scoprire un po' le carte. Oggi è l'occasione buona. Ti devi mettere a nudo, non ci fare vedere altro, ma ti metti a nudo. Allora, senti, come nasce la storia del Caballero? Nasce allora c'era anche la famosa Radio CB. Radio CB. Sì. E niente, essendo un radio amatore, dovevi mettere il QRZ, che poi è un nome d'arte. È vero. Salutiamo intanto Marcella da Cellino San Marco che ci sta seguendo. Okay. Visto che tu non vuoi fare diretta, ci prendiamo questa telecamera, la 1, la 2, la 3. Infatti. E niente, dovevo mettere questo. Notando questa moto, la moto Caballero, ecco che poi ce l'avevo io. Ce l'avevo io questa Caballero, questa moto. Mi è venuto così in mente, quale nome devo mettere? QRZ, non so, Falco, Enzo Caballero. Quindi nasce così. Diciamo che tutto è nato dalla moto che tu avevi, giusto? Dal fatto che eri un radioamatore. Radioamatore, bravo. Appunto, bisognava dare il proprio nomignolo hai preso quello della moto. Quindi praticamente Mimmo doveva essere Mimmo. Mimmo Beda tre marce. Ma se l'ha fatta, eh? Io andavo praticamente a San Pietro Vernonico con il motorino, l'MBM. No, e questa è la passione che lo portava a spingere. Di San Pancrazio arrivare a San Pietro Vernonico con la pioggia. Con la macchina, autostop. Con la macchina l'hai fatta a campi, sicuramente. Non penso col motorino. Ma quello veniva a San Pietro perché voleva. Non la passione per la radio, era la passione per un'altra cosa, e non solo, in braccio aveva anche i suoi libri, lo studio soprattutto, mi ricordo, è vero, portata di mano, a studiare, veramente. Ricordi davvero indelebili. E poi la cosa strana è che io a un certo punto ho usato sempre a quei tempi giacca e cravatta, no? Quindi a un certo quello con i fiori, con il ferma cravatta. Tu prova a immaginare una persona che si vestiva elegante su un motorino a cerchio. L'MBM famoso, no? L'MBM. Poi a un certo punto arrivava a San Pietro Vernonico, la gente che mi guardava diceva: guardate quello di giacca e cravatta. Poi a un certo punto capitò che mi fidanzai a Torchiarolo. Andiamo a scoprire le carte. Mi fidanzai a Torchiarolo e ovviamente anche lì a Torchiarolo, insomma, San Pietro Vernotico, Torchiarolo sono 4-5 chilometri, la distanza è breve. Solamente che io, in sostanza, quando dovevo andare a incontrare la ragazza
ragazza e le amiche della mia ragazza, io mi vergognavo a presentarvi con il motorino. lo lasciavi a San Pietro nelle campagne un chilometro prima di entrare a Tocchialoro, lo nascondevo nelle campagne e poi proseguivo a piedi. A un certo punto, una volta però, successe una cosa incredibile, che scaricò tanta di quell'acqua. Prendessi acqua allora. Non trovai più la moto perché nelle campagne non riuscivo più a trovare la moto. E ricordo che quella sera rientrai alle 3 di mattina a casa, trovai mia madre che era in uno stato confusionale, poveretta, aveva la tachicardia, perché dice lui non ha mai fatto così tardi, ma dove sta, che cosa è successo, insomma, colpa del temporale che non mi faceva vedere dove avevo parcheggiato la moto nelle campagne perché mi vergognavo ad andare a incontrare la mia ragazza con il motorino. Veramente. Intanto salutiamo Nicola D'Andria, è il figlio di un altro personaggio, parlando di canzone napoletana, Michele D'Andria, perdonami. Michele D'Andria, il figlio, è in diretta. Nicola D'Andria è un musicista che accompagna nelle sue belle serate papà suo. Bene. Andiamo con la 5, ecco, una manciata sempre di, per ricordare sempre un po' questa passerella di canzoni. Come che, hai fatto? Questa è stupenda, questa è una canzone bella. È sempre d'amore. Sempre d'amore. Ecco, dice, come hai fatto a farmi così innamorare tanto? Stupenda questa canzone. Adesso ecco, cambia un pochettino il volto della Made in Italy. Ma, senti questa, tante altre belle canzoni nel repertorio. Infatti abbiamo 8-9 CD che abbiamo inciso, vedi, tanti di quei CD, ecco. Delle tante. Non c'è diretta, no, qui non si usa la diretta, la telecamera si usa, la 2, la 3. Lo so. Siamo anche in diretta sul sito www.sud.net. Allora, 10:35 minuti primi, torniamo alla musica, poi torneremo a parlare con l'amico Enzo Caballero, perché mi piace chiederti ci sono tanti aneddoti che si possono veramente raccontare. Uno di questi, poi torneremo tra poco, è quando lui mi convinse a mettere su casa mia una radio. Te lo ricordi, Enzo? Ma il passato tu te lo ricordi bene? Ricordo benissimo, avevo appena 18 ricordi anni. Anche i fiori che vendevi alla la mamma. Mamma mia, quanti sacrifici. A un certo punto lui disse: senti, ma perché anziché venire tutte le volte a San Pietro Vernotico non facciamo una postazione direttamente a casa tua? Allora si poteva fare. Sì. Bene, a un certo punto io ovviamente fui preso dalla grande gioia, perché non aspettavo altro, e fu così che sopra il mio studietto a casa di mia mamma praticamente mettemmo un trasmettitore, povera donna. Ricordi quante volte? Va bene, allora attenzione, 10:36 minuti primi, torniamo alla musica, torniamo a una straordinaria interprete del rock italiano, rock italiano, mi viene in mente lo stile di Michael Randall, e lei si chiama Gianna Nannini e il brano, ovviamente, l'ultimo, la sua nuova canzone di Gianna Nannini, davvero molto molto bella, questa è una baciata d'amore. Ci voleva, perché tu hai detto sempre questo sentimento. Almeno scudettiamo Ma tu continui ancora a fare le serate, giusto? Sì, qualcosa c'è, bolle sempre in pentola qualcosa. Se vuoi, l'estate lavoro di più. L'estate. Lanciamo uno spot. Dai, uno, due, tre, vai. Nonnino, non sai cosa fare la domenica pomeriggio? Io mi dimentico il suo nome d'arte. Non è d'arte, perché Gianfranco. No, non è d'arte. Io non sono un artista. Io sono ma dove l'hai? Dalla Juve l'hai preso? Complimenti. Quindi, ma la prima volta che fai radio tu? No, anche lui, insomma, ci hai pensato tu a farlo? Ha navigato. Allora, sono un Titanic. Bravo. Affondo ogni domenica. Allora, signori, per coloro che eventualmente si fossero da poco sintonizzate su Radio.Sud, buona domenica, ben arrivate e ben trovate. Quest'oggi una domenica davvero speciale, all'insegna del sentimento, all'insegna dell'amore. Stiamo scoprendo le carte. Abbiamo piacere di avere, ci ho messo un po', però alla fine sono riuscito a convincerlo, abbiamo il piacere di avere nei nostri studi niente poco di meno che il grande Enzo Caballero. Sempre il bene c'è stato, fra noi due il bene c'è stato sempre. Caballero
ero tutto nudo. Ma lui è stato così, con l'invito, ha detto stamattina... ci penso io, vero, come vero, no vero. Tocco a ballero, come vero, questo sì, no. Le carte le stiamo scoprendo, siamo tornati indietro nel tempo e dicevamo appunto che tu continui a fare musica e le serate sì. Quindi ti puoi promuovere, insomma, come la gente che promuovere c'è sempre dal compleanno alle serate danzanti, c'è un po' di tutto, cioè questo collegamento con le persone non è mai cessato nel corso assolutamente degli anni, per il momento no, per il che momento poi tra l'altro non costituisce la tua attività prevalente, no, perché no, nella vita è seconda, fai diciamo. Altro, però diciamo che la musica per te comunque rappresenta abbiamo un la momento stessa, di impegno. La pari, abbiamo... sì. Tu hai la pari, tu hai quella che hai, quella grossa e questa, questa è quella piccola. Mimmo, cervello. Polo è una persona che tutto... coinvolge e convince ad acquistare quella cosa lì, quel famoso, tu quella pensi... macchinetta piccola. Tu pensi, bravo, è bravo. Ma non perché lo fa per vendere. No, lo propone fa nella sua indole, il mezzo nella... proprio quello giusto. Vabbè. Tu pensi che c'è sua moglie che ancora si sta mangiando le veni per dire come ho fatto a sposare uno come lui. Pensa ancora un po'. Ancora sono poi quanti anni di matrimonio, cioè, sono 8, ti ricordi? Questa è proprio la canzone giusta, guarda, se tu vai sulla traccia 18, vai, sulla 18 ma sulla proprio 18. Una chicca per farti capire la giornata di oggi, mannaggia i tre pazzi, ecco proprio la giornata di oggi, guarda un po', ma una chicca, guarda. Sentimi, mannaggia chi va trovato. Senti poco vai. Stamattina mi sento bene stamattina. È vero. Mi sento bene. Hey! Mannaggia Lupino, vino, vino. Mannaggia Lupino, vino, va. Mannaggia Lupino, vino, vino. Cara capo, mi faccio. E va bene così, Mimmo. Va bene, va bene, ecco, così, va bene, e dopo questo possiamo chiudere e andare. E ci scusiamo. Bene, allora questo accade quando ci sta Caballero negli studi. Sì, è vero. Quindi, un po' di tutto. C'è allegria, c'è sentimento, però c'è anche tanto ma... divertimento. Siamo ritornati veramente indietro nel tempo, perché io questa mattina per conoscenza, sto sì. veramente vivendo l'aria che si respirava alle negli 14. Anni appunto. Ritorno pomeriggio al con futuro. Sentimento. La nostra, no. al futuro, la nostra locandina era a caso. È vero, è vero. Senti Enzo, dimmi Mimmo. Tra i momenti più belli, un momento bello, il più bello è quello meno felice vissuto in radio, che ti ha dato la radio, qual è l'emozione più bella che ti senti di ricordare, che 18 non cancellere anni. Mai sono stati 18 anni meravigliosi che mi ha dato la radio e ritornare forse non lo farei oggi, le cose sono cambiate, attenzione, sì, ma da parecchio Mimmo. Sì, sì, ecco, sì. Infatti vediamo della tecnologia tutta particolare, certo. Oggi ecco. Ma ripeto, non rimpiango i 18 anni, perché grazie ai 18 anni quel passo avanti io l'ho fatto. Certo, ringrazio la radio, certo, lo certo. sciolilingue, il parlare, certo. dialogare, e approfondire, leggere, cioè un po' di tutto ti ha portato. Il momento più buio che ti ha dato la radio, forse il buio della vita mia è stato perdere mio fratello, beh, devo essere sincero, però fino adesso il sorriso c'è, andiamo avanti, perché... la vita è una sola, certo. La dobbiamo portare avanti. Assolutamente. È ovvio che la vita è fatta di sorriso, di tante cose, diciamo, persone che non stanno bene, che lo salutiamo, tutte le persone, insomma, è piena di sorprese la vita, certo, assolutamente. Ecco. Però nonostante tutto noi dobbiamo la vita andare, ricordati, c'è questo detto, dice, la vita è tutta una commedia, dove 2 più 2 fa 4, te sì, la ricordi? Sì, 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 assolutamente. Ecco, Mandrillo, sì. Ricordati! Allora, aspetta, fammelo dire, ricordati che devi morire! Te ricordi? Non ci resta che piangere. Sì. Non ricordati che devi morire! Sì, ma mu segno proprio! Era Massimo Troisi. Assolutamente. Allora, attenzione, perché ovviamente, Enzo, il nostro sì. tempo sta scorrendo. E no? lo so che sta scorrendo. E noi tra qualche minuto ci dobbiamo congedare, però, sì. però attenzione, perché io non ti faccio andare via se non prima aver cantato in diretta, perché noi sì. vogliamo sentirti cantare. Sì. Lo facciamo dopo. Sì, intanto io vorrei salutare. Dopo. Sì, dopo. Intanto ci segue anche Ivan. Sì.
è un carissimo amico, sì. Poi c'è anche Laura che la salutiamo, sì. E sono tante le persone, man mano. Ma quante donnine abbiamo in diretta? Quante donnine? Ma non so, se non me lo dice lui, scusa. Tu sei stato un po' manfrinello con le donne? No, la mia popolarità è stata sempre sincera. Sei stata sempre sintonizzata con tutti. Sempre, tante belle dirette. Ha avuto veramente un seguito, una frotta. Di persone impressionante, però è stata sempre una persona che ha saputo mantenere la via diritta e questo gli va ovviamente riconosciuto. Allora 10 e 54 minuti primi, torniamo per un momento alla musica, sì. E dopo c'è una bella sorpresa per tutti gli ascoltatori. La chitarra c'è, no? La chitarra c'è. Parla lui un po' il chitarrista. Abbiamo pensato tutto quanto. Non devi preoccuparti. Vai, magnifica veramente, una grandissima star tanto pop Katy Perry, che abbiamo ritrovato alle 10:57 minuti primi con Roar. Come fai il gargarismo? Ma sai chi c'è in diretta? Una persona, se chi tu è? Non lo conosci, ma lo conosci, Paolo Stefanelli. Ah, mamma mia, in diretta, Paolo! Grande Paolo! Mi sta facendo un invito così grande, ma lui è un grande veramente nel piazza. Ormai è entrato, ormai non si capisce più. Ciao Paolo! Salutiamo anche Giuliano, c'è anche Giuliano Altavilla, poi c'è Anna Rita, ci sono tante persone. Insomma, bene. Sono persone, non so se, che ci se lo hai interpretato, che ti stanno invitando, invogliando a riprendere il percorso radiofonico lasciato. Mamma mia! Ti ricordi Paolo? Paolo a Radio Smile, a Radio Sullo Smile. Paolo Stefanelli. Ah, siccome come ti ricordi? Mister P, allora. Mister P. Ecco, questo è il nome d'arte, Mister P. Ecco, vedi. Ecco. Allora, caro Gianfri, che c'è? Caro Gianfri, che dobbiamo fare? No, non dobbiamo fare niente. No, ah, volete un po' di diretta? Io volevo dirti una cosa, ma tu praticamente quando andavi a Taranto, no? Oppure quando ti dovevi spostare per andare a fare le serate, con che cosa ti spostavi? Con la macchina. Con la macchina. Con la macchina. Tu col motorino. Tu col motorino con tutto. La tua prima macchina, la tua prima auto. Questo potrebbe. Mi ricordo, forse un Alfa Romeo. Una Panda, forse. Una Panda, mi ricordo, sì. Ma non c'è, non c'è una Panda, sì. Dopo, sì. Io mi ricordo per esempio quando andavo, cioè io avevo 8-9 anni, c'erano i miei genitori che andavano a ballare, sono nelle balere, e sentivo sempre una canzone che mi ancora oggi, avevo 40 anni, io mi sveglio, quando dormo, e sento questa colonna sonora. E sento sempre suonare chitarra. Ah, te la ricordi? Tu che sei la compagna di Dante, mi fermo. Adesso che facciamo? Facciamo una cosa, vediamo. Sorpresa. Questo è un gioco bellissimo. Allora, noi sostituiamo suona chitarra con Guido la Panda. Guido la Panda. Allora. Guido la Panda, vedrai che si incastra. Rimettimi la foto telefono. E poi siamo pronti. Metti il gobbo, dai. Mettiamo il gobbo. Allora, siamo pronti. Vai. Allora, attenzione, Enzo, perché ti faccio partire la base. Attenzione. 3, 2, 1, vai! Attenzione che è bellissima sta cosa! È bellissima? Vai, che devi andare in tempo, alza un po' la voce. Oh, perfetto! Vai! Guido la Panda! Bellissimo! Tu che sei la compagna di tante mie notti d'amore. Vedi come si incastra! Vedi! Guido la Panda, bellissima, vedi? Che hai diviso con me tanti applausi e le spine nel cuore. Vedi quando rimani lei con la benzina. Ti amo tanto. Vedi che bello. Tu che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento. Vedi che è bella. O accompagni canzoni stonate tra il riso e il pianto. Mamma mia,
suona chitarra. No, vabbè, ah no, banda. Suona banda. No, ah, suona la banda. Basta così, mi avete fatto uno scherzo. Oh, mamma mia, che meraviglia. Le pensate tutte, però, guarda. Paolo, questi due sono veramente. Vabbè. Va bene, signori, è stata una domenica. Vi avevamo promesso una domenica veramente speciale e devo dire grazie a Enzo Caballero per aver accettato il nostro invito e per essere stato questa mattina qui con noi. Gentilmente, per cortesia te lo chiedo, sì. Ecco, e andiamo con poco guarda, poco. Poi io vi lascio, ecco, andiamo con l'avevo promesso anche alla nostra ascoltatrice, la numero, attenzione, te la dico subito, la sette. Cadesse il mondo, ecco, questa mondo donna delle frasi, facciamo subito, ecco, poi salutiamo anche un altro amico, ecco, sei andato, due ne stanno andando, no, una sola. C'è un'altra canzone sotto. Cadesse il mondo. Sì. Sarò sempre con te. Sì. Ecco, perfetto, bravo. Tu il mio tesoro inestimabile. Cadesse il mondo. Ti amerò fino in fondo. Mimmo, sei la cosa più bella a cui tengo di più. Stop. A cui tengo di più. Sei la cosa più bella a cui tengo di più, Mimmo. E io è la cosa più bella che stamattina, ecco, a cui tengo di più. Salutiamo Mimmo Astore, che ho avuto questo l'onore di questo invito. E sono contento di essere qui, veramente, di vero cuore. Però vedi quanto è stato bravo Gianfri, ha improvvisato tutto. Ma io l'ho seguito, sinceramente, l'ho seguito alla camera 2, la camera 2. Non mi seguire in camera, perché siamo di due, proprio questo è vero, è vero. Allora, signori, le serate, la gioia, la musica, il romanticismo con Enzo Caballero, di Enzo Caballero, continuano, quindi loro ti possono contattare, dove, Enzo, sui tuoi profili? Beh, ma conoscono bene, abbiamo quel profilo di Facebook, abbiamo eccetera, tutto, c'è tutto, non manca niente. Soprattutto la grande musica, la musica romantica, la musica ispirata al sentimento più bello, più profondo, più puro che l'amore, che soltanto Enzo Caballero grazie, sa cantare, Mimo. È vero? Grazie. Come canta l'amore lui, non lo canta veramente nessuno. Grazie veramente. Ho avuto anche il piacere di conoscere il tuo collega Gianfri. Mi chiamo Gianfri. Poi mi devi dire come l'hai scoperto. Te l'ho detto, Pasquetta. Ah, Pasquetta, è nato così. Ah, ho capito. Va bene. Allora, signori, una buona domenica Enzo, a tutti. Ancora grazie veramente. Di cuore. Di quale ti voglio informare che tu potrai risentire la puntata andando nel podcast del sito www.sud.net. Hai tempo una settimana, quindi hai una settimana di tempo. Va bene. Per poter riascoltare tutto. Bene, allora, linea alla regia. Aspetta, lo facciamo adesso. Perché ti abbiamo preparato una sorpresa, però ovviamente come tutte le sorprese te la devo far annunciare, te la devo far annunciare dalla nostra sigla. Aspetta un attimo, perché siamo pronti per mandarti la sigla. Ladies and gentlemen, madame et messieurs, signore e signori, Radio.Sud presenta la ghigliottina di Gianfri. Scegli una delle due opzioni velocemente senza commentare e divertiti con la ghigliottina di Gianfri. Ah, Gianfri, quanto mi piace quest'uomo. Mi dispiace, ma oggi me la faccio con Enzo, guarda. Ai. Allora, abbiamo capito come funziona? Sì. Allora, attenzione, io ti do due opzioni, tu me ne dici una, senza commentare velocemente. Ok. Vai. 3, 2, 1, dagli de punta o dagli de tacco? Di punta. Tacco 12 o tacchetti da calcio? No, tacchetti da calcio. Canto per essere libero o libero di cantare? Libero di cantare. Tanto per cantà o cantà che ti passa? Canta che ti passa. Passerotto non andare via o andare via con la passerotta? Andare via con la passerotta. Baglioni o Dalla? Baglioni. Abbagliati dalla musica o abbagliati dall'amore? Dalla musica. Strada facendo o fare strada? Strada facendo. Sogno nel cassetto o un cassetto di sogni? Un cassetto di sogni. Innamorarsi di un sogno o sognare di innamorarsi? Innamorarsi.
orecchiette e cime di rapa o pasta e fagioli? Pasta e fagioli. Ma puzzetta silenziosa o puzzetta rumorosa? Rumorosa, rumorosa. Mal di pancia o mal d'amore? Mal d'amore. Pancetta nella matriciana o pancetta nella carbonara? Nella carbonara. Roma o Napoli? Napoli. Stornelli romani o neomelodici? Melodici. Nino D'Angelo o Mimmo Storio? Mimmo Storio. Bravi, grazie, bravi, a Enzo Caballero. Grazie a tutti, una buona giornata. Noi torniamo tra pochissimo.